Quindi la sospensione del giudizio, devo dire che è stata fantastica, ha aiutato entrambi i miei consultanti a percepire il corpo come un luogo sicuro, soprattutto anche a riconoscere le emozioni, no? Perché prima era il corpo un luogo estraneo, e riuscire anche quindi a esprimere i propri sentimenti con più facilità. Allora, qua cito invece le parole, perché mi hanno colpito, e mi dice: ora riconosco di più le mie emozioni, perché le sento nel mio corpo, quindi proprio emozioni incarnate. Ecco, la fenomenologia come approccio filosofico esplora l'esperienza soggettiva, ovviamente un'importante prospettiva riguardante la disabilità, e esplora come le persone vivono e percepiscono i loro corpi con una comprensione veramente profonda su questa esperienza soggettiva. Ecco, cito Merleau Ponty, che argomenta che il corpo è il nostro modo di essere nel mondo e quindi l'esperienza del corpo disabile è un modo significativo di esistere. Parlerò. Come ha ricordato il professor Berra, noi siamo l'anno del lockdown, quindi io mi sono iscritta a settembre 2020 nel bel mezzo del delirio, nel senso che non sapevamo cosa sarebbe successo al di fuori, ma soprattutto mi trovavo in un momento esistenzialmente critico da un punto di vista lavorativo. Noi sappiamo che quando un ambito così significativo della vita è in insufficienza esistenziale, potremmo dirlo così, questa insufficienza inevitabilmente va a contaminare un po' tutto il resto. E quindi quando mi sono iscritta avevo assolutamente bisogno di riportare la filosofia nella mia vita. E così sono iniziate le lezioni, è iniziata la formazione, si è creato questo bellissimo gruppo e finalmente ho potuto ascoltare la chiamata del Daimon, che mi ha indiscutibilmente mostrato che questa era la mia strada in occasione dell'esperienza di tirocinio. E così io ho vissuto il mio personale percorso di riscoperta di me stessa e di riscoperta di una vita più autentica. E faccio questa promessa autobiografica perché questo è stato esattamente anche il percorso che ha vissuto il mio consultante. E sotto questo profilo l'ascolto empatico è stato fondamentale. Non c'è stato niente di meglio che essere ascoltati senza essere interrotti, non c'è stato niente di meglio che essere ascoltati senza essere giudicati, anche il discorso del giudizio di cui parlava prima Gisella, molto molto importante, perché effettivamente le persone si sbloccano nel momento in cui sentono di essere in un terreno safe, in un terreno protetto e si sentono sicuri. Ma ha soprattutto un lavoro specifico con ragazzi difficili, problematici, ai quali che deve aiutare perché possano raggiungere un diploma e poi essere orientati verso un lavoro. Quindi le risorse, laddove a volte sembra anche impossibile, perché ci sono dei casi in cui davvero trovare, vedere quello che non è immediatamente visibile è davvero difficile. Lascio. Sarà che il mio bacino è già un bacino di ragazzi difficili, quindi diventa quasi normale che anche le famiglie siano famiglie difficili. E però in queste famiglie quello che viene a mancare è proprio il limite, il senso del limite. Cioè crescere dei giovani che debbano sentire la noia, debbano rimanere entro certi limiti, perché sennò va a finire male. Un mondo veramente, non dico che sia vuoto, perché no. Però un mondo sono dei lumini in una caverna e bisogna aumentare la luce di questo lumino e illuminare questa caverna, perché sono veramente così. Poi è vero che io seguo un certo tipo di casistica, per quello che mi occupo del mio, però confrontandomi con i colleghi del liceo, con i colleghi delle scuole superiori, comunque in generale è cambiato veramente qualcosa. Adesso dico anche questo che inizio. Chiesto, esiste davvero un diritto di realizzazione per le madri, cioè quasi viene in qualche modo messo in dubbio, e la riflessione che è stata fatta sulla forma anche di felicità diversa, no, di realizzazione nel lavoro ma anche personale, che esce anche da altri modelli e altri stereotipi che poi che ritroviamo poi nella società capitalista. Nel mio percorso di tirocinio avevo deciso di fare degli incontri individuali di counseling in cui proporre dei romanzi che potessero condurre alla trasformazione, provando a consigliare, poi l'ho fatto, insomma, un romanzo per ogni caso. Devo dire che è stato bello sfidante, molto divertente. E
Poi però si è aggiunta anche la vita, perché poi appunto sono rimasta incinta, anche lì non è stato pianificato niente, ho pianificato tutto nella mia vita, fino a un certo punto poi sono accorta che la pianificazione non serve a niente, perché poi basta un anno che tutto si stravolge. E ancora una volta, perché poi sai, il finale delle fiabe, no? Ah, che bello, no? Si è trovato il principe azzurro incinta. No, ti rendi conto che ricomincia tutta un'altra cosa. Cioè, io ho sentito davvero l'esigenza di fare qualcosa, non sapevo bene cosa. E poi ho cercato, aspetta, c'è il tirocinio del master, ci sono le pratiche filosofiche. Posso creare dei gruppi in cui condividere delle esperienze con delle mamme. Quindi ho aggiunto anche questo percorso, che in realtà è venuto un po' prima, poi contemporaneamente alle pratiche di counseling individuale. E anche la mia esperienza di tirocinio è all'interno di un monastero zen della scuola Soto, nel quale vivo tuttora. Parte della tesi ha riguardato il cercare se ci possono essere dei punti di contatto dalla pratica zen al counseling filosofico. Scoprire un modo di vivere diverso, la vita che sto facendo adesso è una per cui vivo ancora nel vivere, sono tornato in Italia. E, secondo, perché è stato molto utile provare a fare un'esperienza diretta durante la quale cercare di capire quali sono effettivamente i punti di contatto tra la pratica zen e il counseling filosofico. Quindi anche utilizzare in qualche modo la pratica zen come contenitore dove prendere, appropriarmi di determinati strumenti, decontestualizzarli e utilizzarli a servizio della relazione mente. Al momento lì si può fare anche un sacco di altro lavoro dentro la scuola e soprattutto con quella fascia di età, perché questa è la cosa interessante, cioè l'adolescenza, perché dice l'universo. Questo è un motivo che mi ha portato anche a interessarmi al mondo dell'adolescenza, quindi a questa fase così critica, difficile, ambigua, fatta di contraddizioni, di tentativo di costruzione della propria identità, di comprensione di se stessi, diciamo, e anche di accettazione dell'altro. E io credo che la filosofia, e quindi in questo caso il counseling filosofico come pratica, possa aiutare quindi l'adolescente a acquisire da un lato gli strumenti necessari per autoanalizzarsi, riflettere sulle proprie scelte, sul modo in cui si pensa alle cose, sulle implicazioni morali e non solo delle proprie azioni e di quelle degli altri, dà la possibilità di confrontarsi costantemente con se stessi e di riconoscere anche che la propria prospettiva, il proprio modo di vedere non è per forza in sé migliore di quello di qualcun altro. I ragazzi hanno votato a maggioranza il caso di Noa Beethoven, che è una ragazza olandese che nel 2018, all'età di 17 anni, dichiara pubblicamente sui social e fa anche una richiesta ufficiale allo Stato di avere il diritto all'eutanasia o al suicidio assistito, dichiarandosi non più in grado di vivere. Dice: io sopravvivo ma non vivo più, non riesco a godermi la piacevolezza.